Seconda parte della nostra trasmissione, ancora cross country, questa volta dalla provincia di Venezia, ovvero da San Stino di Livenza, dove ormai è una delle tappe abituali del Trofeo d'Autunno 2008, primo Grand Prix Playlife Passione in questa località del Veneto orientale. Si sono ritrovati in una soleggiata domenica di ottobre, oltre 200 biker per la quinta di 10 prove del Trofeo d'Autunno 2008, quindi campionato in mountain bike che arriva al suo giro di boa dopo le gare che si sono svolte a cronometro a Coste di Maser in provincia di Treviso, quindi a San Bughè sempre nel Trevigiano, a Noventa di Piave Venezia e quindi ad Adria, e ora la quinta su 10 prove, la gara di San Stino di Livenza, ottava mountain bike tra Livenza e Malgherro, ovvero questi due fiumi che transitano, appunto scorrono lungo la provincia di Venezia. Li vedete, si stanno completando le griglie di partenza in questo rinnovatissimo centro storico della cittadina di San Stino di Livenza. Ecco, li vedete, la prima partenza è quella che comprende gli Open e gli Junior, scattano in questo preciso istante guidati dalla maglia bianconera dell'Olimpia e dal numero uno che è sulle spalle di Nicola D'Alto, il biker appunto del team padovano guidato da Marino Pizzo. Luciano Martellozzo riordina tutti i fogli e commenta con la consueta passione e verve la gara di San Stino di Livenza. Scattati i Master Sport per questo circuito veneziano, ora partono anche i Master 1 che è articolato su 8 chilometri da ripetersi due volte per le categorie giovanili, tre volte per le categorie junior, donne, master 4 e 5, quattro giri per tutte le altre categorie. Ora avete visto, si susseguono le partenze, come avete visto in queste immagini curate da Alcamedia Video Produzioni per MTB Gran Fondo. Bene, partiti anche allora da queste immagini, possiamo vedere l'ultima partenza comprendente appunto gli esordienti ma anche i Master 5, mentre Nicola D'Alto si è portato al comando inseguito da uno scatenato junior, Nicolas Pettinà dell'ADV Team, e poi compare con il numero 2 l'under 23 Alessandro Moras del Velo Club Bianchin con la sua maglia giallo-verde. Ecco il gruppo dei Master Sport che occupa le prime posizioni di gara, più prudente, lo avete visto con la maglia della Ovam, Matteo De Paoli, un Open. Ecco Marco Agricola che nella categoria Master 1 non ha avuto rivali e si è portato subito al comando. Ecco anche uno degli atleti del team Playlife Passione, team veneziano di Santa Maria di Sala, che sostiene lo svolgimento di tutto questo circuito della provincia, organizzato tra le province di Venezia, Treviso e Padova, mentre questo biker della categoria esordienti è Davide Nardei del gruppo Galvalux, al momento al comando della sua gara, ha un giro da compiere, quindi vedremo come andrà a finire. Mentre intanto vedete qui c'è una debuttante, una concorrente anche lei del team Playlife Passione, ovvero Rossella Libralato, nelle prime posizioni della gara femminile. Intanto torniamo a seguire anche tra i Master 3 l'andatura abbastanza regolare e tranquilla al comando di Paolo Alverà, anche lui biker della Olimpia, mentre vedete si sgomita tra le retrovie per guadagnare qualche posizione. C'è appunto Nicola Tomasello, Master Sport della Playlife Passione, che sta facendo la sua gara alla ricerca di qualche posizione un po' più interessante, almeno nella sua categoria di appartenenza. Fabrizio Stefani tra i Master 5 deve guardarsi le spalle dall'azione di Stefano Masotti del MTB Club La Perla Verde, che è appunto anche la società che ha organizzato questa gara di mountain bike. In palio a San Stino di Livenza c'è anche quest'oggi il titolo di campione provinciale di Venezia. Quindi attenzione allora alla gara anche dei Master 5, mentre Nicola D'Alto continua regolare al comando. Nicolas Pettinà Junior, il biker dell'ADV, secondo assoluto. Quindi con il numero 2, l'under 23 Alessandro Moras del Velo Club Bianchin.
proseguono le nostre immagini sulla gara femminile guidata con una certa tranquillità da Giovanna Troldi della Beyond Bike, mentre c'è una bella lotta serrata tra i Master Sport, li vedete, con Alessandro Falcomer che fa l'andatura davanti a Ivan Galante, le prime due posizioni, poi chiude questo gruppetto con il 285 lo junior Domenico Valerio dell'ADV, che insegue il compagno di squadra Nicolas Pettinà, sempre dell'ADV, è il leader degli M1 Marco Agricola, che prosegue indisturbato e regolare, inseguito dai numero 55 Centis della Bandiziol, quindi Mauro Simion, compagno di squadra di Agricola. Molto pubblico a seguire queste belle lotte, soprattutto all'interno delle categorie di appartenenza. Qui ci sono dei Master 3 che si stanno spartendo le posizioni alle spalle del leader indiscusso Paolo Alverali. Vedete, sfilano ora di nuovo davanti alla telecamera Zulianello, Corazzin, e poi un concorrente dei Master Sport che si è aggregato a questo tandem. Ancora nei Master 4, bella lotta Dino Fresch, poi c'è Flavio Furlanetto, ma più avanti c'è Roberto Morandin della DR Sport, che si è già allontanato di molto in classifica di questa categoria. Ancora immagini dagli argini del Livenza del Malgher, fiumi ai quali è intitolata questa gara di San Stino di Livenza, provincia di Venezia, quinta su 10 prove del trofeo d'autunno Playlife Passione, società ciclistica che appunto sostiene l'organizzazione di questo trofeo in mountain bike di, chiamiamo così, di conclusione della stagione 2008 tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Trofeo d'autunno, Gran Premio Playlife Passione, che proseguirà a Sant'Anna di Chioggia, poi 26 ottobre a Pionca di Vigonza, Padova, ma il calendario lo terminiamo dopo, torniamo in testa alla corsa dove ritroviamo Nicola D'Alto della Olimpia e la bella lotta alle sue spalle con il giovane Moras, ma i Master Sport in lotta tra di loro, De Cecco, Galante e Falcomer, quest'ultimo del MTB Club La Perla Verde che ha organizzato questa gara. Ottava edizione tra Livenza e Malgher in provincia di Venezia, San Stino. Quindi una bella lotta veramente da seguire in questa categoria, mentre nulla è cambiato nei Master 1. E alle spalle avete visto di Marco Agricola il solito tandem che si dà battaglia per la seconda posizione, quello composto dai biker Simion e Centis. Eccolo allora Nicola D'Alto, ultime pedalate per lui, ultimi chilometri di questa gara liventina, sali e scendi dagli argini, gara molto veloce, alle sue spalle recupera qualche posizione Alessandro Falcomer, biker di casa, si gira a guardare e lascia passare Moras, quindi a ruota c'è Ivan Galante del Bike Tribe e quindi Giorgio De Cecco del Buie MTB. Passa avanti allora Alessandro Moras, li aspettiamo all'arrivo. Ecco che allora Nicola D'Alto arriva insieme al suo direttore sportivo Marino Pizzo della Cicli Olimpia, arriva festoso con il quarto successo stagionale per il biker trevigiano, conclusione della gara femminile con la solita Giovanna Troldi della Beyond Bike che conclude anche questa gara da vincitrice, quindi Alessandro Moras secondo, bella finale tra i Master Sport con la vittoria di Ivan Galante della Bike Tribe davanti a Falcomer e De Cecco, quindi ecco Marco Agricola che impenna e conclude primo tra i Master 1. Nei Master 2 grande ritorno per Michele Pittacolo, mentre tra i Master 3 arriva a braccia alzate Paolo Alverà, anche lui dell'Olimpia. E allora eccoli all'arrivo, attesi da molto pubblico qui al San Stino di Livenza. Intanto giustamente ci si ristora con l'organizzazione MTB Club per la Verde. Intanto Nicolas Pettinà festeggia davanti a Domenico Valerio, a Giacomo Antonello tra gli junior, quindi gli esordienti, anzi gli allievi Ostan, Giraldin e De Lorenzi. E ancora nelle premiazioni ecco la gara femminile con il podio delle donne appunto, ed eccola quello invece degli Open con sul gradino più alto Nicola D'Alto dell'Olimpia. Concludiamo con le premiazioni dei Master 4, dei Master 3 con Paolo Alverà vincitore, e concludiamo la nostra telecronaca da San Stino di Livenza dandovi appuntamento alla prossima gara del trofeo d'autunno a Pionca di Vigonza in provincia di Padova.